Eccoci qui, 10 minuti dopo le 8, buon, rinnovandovi il cordiale saluto, buon mercoledì 19 di ottobre. Dalle 9 alle 10 ospite qui, credo la prima volta che succeda che un esponente, un epigono così importante di una, dell'amministrazione comunale più importante d'Italia, perché è quella della nostra città, l'onorevole Enrico Cavallari, assessore al personale di Roma, viene a parlarci di questo bando di concorso che prevede l'assunzione di 2.000 persone, ma quale parentopoli, mai stata tanta trasparenza nell'indire un mando di concorso da parte di un'amministrazione. Roma Capitale sta facendo questo, ma come ogni mercoledì il piacere di averlo nostro ospite, il professor Marco Della Luna. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grande prof, come sta? Benone, voi? Bene, grazie al cielo, bene. Si discuteva anche sui fatti di sabato scorso, soprattutto qui a Roma, anche da un punto di vista dialettico, lo strascico è stato, come puoi immaginare, importante, no? Però ci si chiede, poi quando bisogna manifestare per le cose concrete, tutti slogan, no? Poi quando c'è un punto fermo che dovrebbe essere al centro di questa di un'ideale manifestazione, si disperdono le forze dei manifestanti, non si trova la gente che dovrebbe invece parteciparvici a questo. Per esempio parlare della riattivazione delle monete locali e delle società di mutuo soccorso con l'assistenza sanitaria, parlare della nazionalizzazione, ritornare alla nazionalizzazione della banca, avere quindi una banca che produce denaro, che stampa denaro. Questi sono argomenti che sono vitali in un momento così drammatico e non vengono mai avvertiti dalla cosiddetta politica dei numeri, e questo ci fa riflettere. Caro prof. Giustissimo ciò che dice. La politica dei numeri è una politica fatta dalle segreterie dei partiti d'intesa con i loro grandi sponsor, che sono essenzialmente finanziari e molto spesso stranieri. Quindi la politica dei partiti non considera gli interessi della gente, del popolo italiano. D'altra parte, quando la situazione peggiora rapidamente, che cosa fa il politico? Il politico guarda avanti, vede che non ci sono prospettive di rilancio del sistema e allora cerca di portare a casa più rapidamente possibile tutto quello che può. Quindi la politica, come noi possiamo constatare, la politica, l'amministrazione della cosa pubblica in Italia, in questi tempi di crisi in cui dovrebbe impegnarsi di più per risparmiare, per investire meglio, per usare meglio le risorse, la politica e l'amministrazione pubblica in realtà stanno peggiorando. Cioè l'assalto al reddito nazionale, l'assalto alla spesa pubblica da parte della partitocrazia è sempre più veemente, è sempre più mordi e fuggi. Ecco perché io dico che bisognerebbe incominciare a parlare di preparazione della gente, preparazione delle famiglie all'impatto con il crollo economico che dobbiamo aspettarci, visto che non c'è capacità o interesse da parte della partitocrazia ad evitare il crollo economico. Come preparare le famiglie all'impatto col crollo economico? Lei ha menzionato due cose. Sì, prego. Sono d'accordissimo. Primo, organizzare monete locali complementari, perché il crollo economico si manifesterà innanzitutto come un problema monetario, ci sarà rarefazione estrema della moneta, scarsità di denaro per pagare la spesa, per pagare gli stipendi, per pagare il mutuo, eccetera, per pagare il dentista. E allora i cittadini dovrebbero riattivare il sistema delle monete complementari, cioè andate in internet, cercate monete complementari, monete alternative, è una cosa che si fa nel mondo da più di 1000 anni, ci sono molto diffusi in altri paesi, monete complementari locali che circolano localmente, emesse talvolta dal comune o da consorzi di cittadini, di produttori, e mantengono l'economia locale e consentono i consumi, la sopravvivenza. Sono già state sperimentate anche in epoca post bellica, in epoca di estremo decadimento dello Stato. E l'altra cosa importante da fare è ricorrere alle società di mutuo soccorso. Come dicevo, su mia ispirazione, proprio a Roma, in via Archimede, ai Parioli, ne è stata costituita una che ha, penso, una decina di migliaia di iscritti già, Mutua 1886. La società di mutuo soccorso, data la legge che le tutela, possono dare molto di più in fatto di assistenza sanitaria e di previdenza delle assicurazioni pubbliche e private. Sono molto più efficienti, danno molto di più per molto meno.
Il fascismo le aveva combattute, le aveva anzi sterminate, perché il mutuo soccorso è qualcosa di profondamente antifascista, antistatalista, è un qualcosa che viene dal basso, del democratico, quindi il fascismo le osteggiava, ma c'erano prima, sono di derivazione inglese. Mi dà un assist però anche per chi mi ascolta e per chi mi conosce, questo mi devo ingerire in questo. E funzionava molto meglio però la sanità pubblica in quei vent'anni. Durante il fascismo? Beh, penso che l'assistenza che serviva il regime su questo aspetto, poi ce ne sono altri sui quali possiamo aprire dei fronti di accesa e feroce polemica, però credo che si sostituì adeguatamente alle società di mutuo soccorso il fascismo. Sì, ma c'era questa grande volontà di protagonismo dello Stato. Ma ci riusciva anche su certi campi, professore. Adesso siamo a distanza di sicurezza, si può dire questa cosa. Sì, ammetto che il regime fascista abbia fatto alcune cose efficienti, nel complesso è stato disastroso, ma alcune cose le ha fatte bene, ma era un regime che aveva un potere politico. Oggi il potere politico non è nella politica, è nella finanza. È questo il problema. Quindi è inutile che guardiamo lo Stato abbiamo visto è impotente, quindi se noi ci aspettiamo che sia lo Stato ad evitare, lo Stato italiano, il Parlamento, il Governo, il Quirinale ad evitare il crollo, ci illudiamo, non è realistico. Dobbiamo prepararci a questo evento. Lei ha detto anche nazionalizzare le banche e la moneta. Questo sarebbe l'atto di recupero della sovranità politica nazionale. Ha capito come la vedo io la grande manifestazione? Il professor Della Luna, che è persona oltre che raffinata e colta, anche gioviale, con Savino Frigiola, che ha caratteristiche diverse, mi passi il termine, Savino gli voglio bene, è più ruspante, più romagnolo rispetto al professor Della Luna, che è persona sicuramente più composta, più felsinea, però averli lì i nostri rappresentanti, con di fianco si scelgono collaboratori e amici che hanno contribuito grandemente a ispirare, a produrre questa letteratura, e fare una manifestazione da 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di persone. Queste sono le manifestazioni per cui si deve scendere in piazza. E tutti accusate Mazzucco, giusto, che scrive la cosa più intelligente del mondo. Ma eravamo in piazza, per quale motivo? Per curiosità, per gridare uno slogan, per cacciare via Pannella che ha 81 anni, per molti abbiamo visto per incendiare, devastare, e per dare una grande opportunità alla politica, che non ha più nessun potere, perché la politica, come ha ricordato il professor Della Luna, è in mano alla finanza. Di fare cosa oggi, di strumenti? Gli unici che ci hanno guadagnato della manifestazione di sabato scorso sono le persone che meritavano il pubblico ludibrio. Ma sì, guardate i mass media del rimbecillimento di massa. Non avevano mai Professor parlato. Della Luna, la devo interrompere, però resta con noi. Mandiamo la pubblicità e poi la riprendiamo, ok? Sì. Grazie al professor Marco Della Luna, grazie di cuore.